perduti della città, perché io continuo a dirvi in ogni incontro, quando mi dicono qual è l'errore secondo te maggiore che ha fatto l'attuale amministrazione, io non parlerei di un singolo errore, io parlerei di un immobilismo che ha paralizzato la nostra città, e quindi noi dovremmo essere ancora più bravi a doppiare i nostri sforzi e i nostri impegni affinché si recuperino appunto i 5 anni buttati via. Lo vediamo in ogni ambito, da quello della più banale manutenzione delle nostre strade, dei nostri marciapiedi, delle nostre scuole. Ce ne accorgiamo, come diceva Paolo, circolando a piedi con le nostre autovetture, con le nostre biciclette, con i nostri motorini. Sembra di essere in una città bombardata, così non è. Ce lo ricordiamo, lo avvertiamo in quel senso di abbandono sul fronte della sicurezza che Monza non ha mai avuto prima. Oggi siamo e abbiamo paura di uscire dalle nostre case, oggi abbiamo paura di andare a prendere un treno in stazione, oggi abbiamo paura di attraversare un giardino, un boschetto, oggi abbiamo veramente la sensazione che Monza è completamente in molte zone della sua città abbandonata a se stessa. Questo sarà sicuramente un altro tema centralissimo del nostro programma elettorale, cioè quello del ripristino della legalità. I cittadini, io vi assicuro, avranno immediatamente la percezione che è finita un'epoca e ne è iniziata un'altra. Avranno immediatamente la percezione che faremo sul serio, metteremo dei presidi in tutti questi punti particolarmente critici della città e diremo al nostro corpo della polizia locale che per un po' di mesi si dovranno occupare molto meno di contravvenzioni e multe e molto di più di controllo del territorio.